Grazie. E perdonatemi, per il ventilatore, ma io, ragazzi, ci abbiamo qua 42 gradi, non scherzo. Non voglio schiattare davanti a voi qui a decadere. Ma vorrei parlarvi velocemente di questo film e non perché le spiegazioni, cioè non voglio allungarvi il brodo di questo film che io veramente vi consiglio vivamente. Un altro film Netflix, sempre in collaborazione con la Sony, praticamente gli unici film buoni che gli stanno uscendo da Netflix sono praticamente in collaborazione con la Sony. Quindi io ho paura che questa collaborazione finirà. Ne avevo parlato già nel film d'animazione Mitchell, non mi ricordo come si chiama il titolo completo, perdonatemi, io sono molto professionale, come sapete. Quindi ho paura che finirà tutto questo perché Sony sta per mettere in atto, già ha messo in atto nei top di gamma Sony, ovvero questo portale dove ci sono tutta la roba della Sony degli ultimi anni, anche vecchi cult, quindi penso che poi tutto questo finirà con Netflix e le troveremo soltanto su Sony, però quando sarà l'applicazione disponibile su tutti i dispositivi smart. Per adesso sono chi ha la fortuna, chi ha questo TV di ultima generazione della Sony e lo potrà testare almeno, hanno qualche questi beta tester che gli potranno dire se funziona o non funziona questo servizio. Ora parliamo del film. Il film c'è scritto basato su una storia vera, però pensavo che alla fine faceva vedere qualcosa. Allora, come sempre è trattato da un libro. Pensavo che faceva vedere la famiglia vera, cioè veramente il padre di questa bambina, perché la trama è molto semplice. Quindi non vi sto facendo spoiler, ragazzi, perché già si capisce un padre. Si capisce che prende suo padre e rimane da solo con sta bambina. Quindi vediamo questo padre che sua moglie gli dicono dovrà partorire. Il bambino si è messo in posizione, diciamo, a testa in giù. Quindi dovranno fargli un parto cesareo. Sembra andare tutto bene, tutto ok, finché la moglie si sente male e prende questa emorragia interna. Vi hanno sbagliato qualcosa, cioè, ma poi non l'unica domanda che ti rimane, ma perché lui non ha fatto causa all'ospedale? Perché poi accadrà un'altra cosa, che ritornerà in ospedale per un'altra cosa, e lui non vuole che si faccia niente perché hanno fatto questo errore. Ma perché non hai denunciato? Cioè, non ho capito questo buco, solo questo buco è la cosa che non ho capito di sto film. Vabbè, ritornando al film. Il film dura molto, ha una buona fotografia. Kevin Hart, ovvero questo tizio qui che ha fatto un sacco di commedie e si è rivelato un attore a tutto tondo. Sì, qualche volta va qualche scenetta sempre per strappare una risata, però lo vediamo molto serio. Cioè, si vede che è un attore tutto tondo. Io l'avevo un po' bistrattato ai tempi quando l'ho visto in altri film, cioè ovvero commedie. Ma qui mi ha sorpreso, mi è piaciuto. Era un po', diciamo, ho detto, ma forse sarà una minchiata, lui non riuscirà a reggere, no? Un film drammatico. Invece no, è riuscito. Quindi vediamo un po' come se la dovrà cavare senza la moglie e con la suocera, la madre e anche il suo suocero. No, che Dio, non ce la puoi fare se è da solo, non sei una donna. Tutte queste cose qua, un po' sessiste, direi, che alla fine. Come la stessa cosa su una donna ci dicono non puoi fare questo, e la stessa cosa anche per gli uomini, ci sono queste cose che non vi. Non c'entra un cazzo, cioè uomo o donna che sia, riusciamo a fare tutti un po' tutto, cioè non c'entra un cazzo, questa stronzata io non l'ho mai concepita. Quindi mi è piaciuto questa cosa, no? Che lui è riuscito a prendersi le sue responsabilità e anche a non farsi aiutare chissà che. Quindi è riuscito, diciamo, a crescerla da solo, andando anche a lavoro, beh, lasciando anche qualche volta la portava più spesso, la portava anche a lavoro, fa un lavoro importante, di design, lui, finché la bambina vediamo che cresce, anche se la neonata cambia spesso, perché per legge non ci si può tenere un neonato per troppo tempo nel set, quindi saranno 5-6 neonati, quindi si cambierà. Cioè, certe volte le mani c'erano un po' cicciotte, un po' le più magre, un po' il bambino è piccolo, un po' è grande. Quindi si può capire questi errori perché volevano usare veramente un bambino vero, ma non il bambolotto o qualche schifezza in computer grafico come Fast and Furious o Twilight, che lì mi hanno fatto venire in mente gli incubi quando ho visto quei bambini. Tutti
la merda. Invece qui hanno usato veramente bambini veri, quindi ho apprezzato, anche se c'erano quelle cose, non ci potevamo fare niente, né? Potevamo trovare i bambini che sono tutti uguali, anche se tanta gente pensa che sono tutti uguali. Niente ragazzi, ve lo consiglio, sì, ve lo consiglio vivamente, è un bel film, godibile, guardabile, anche triste, toccante, che fa anche riflettere sul su un po' tutto. Se uno dovrebbe avere un figlio, cioè ti fa vedere cosa ci sta, cosa comporta che dovrai tu sacrificarti perché lui viene prima di te e di qualsiasi cosa che ti circonda praticamente. È una cosa molto bella, ma anche che vuol dire né, che fai un figlio e basta, e ciao e buonasera, glielo lasci a qualcun altro. È un sacrificio che tu fai, è anche un gesto d'amore nei confronti del bambino, che con tutto ciò che lui lavora, sempre è stato vicino a lei. Ci saranno vari problemi, la bambina crescerà, arriverà anche, sarà quando 8-9 anni avrà. Ci sono poi anche il fatto, no, la figura maschile, perché lei si veste un po' da maschio. Ci saranno alcuni attriti, sia con la scuola, sia con i parenti. Ha anche lui degli amici un po' cazzoni che lo, cioè, certamente dicono delle cose stronze, cioè veramente non capiscono cosa voglia dire perdere qualcuno di importante, quindi lo prendono un po' sotto gamba certe cose. E lui li manda a cagare, giustamente, fa bene. Io ragazzi, fatemi sapere un po' se lo andrete a vedere e fatemi sapere sempre la vostra, perché mi importa sapere la vostra. Almeno possiamo dire, può essere che non siete d'accordo con me, ma come sempre, con rispetto, ve lo dico anche a quelli nuovi che poi se vedranno questa recensione, che nessuno su YouTube si è rischiato a portarlo, da come ho visto. No, poi non lo so, in frattempo che carico io, ci può essere un altro che lo carica, allora me ne alzo le mani, eh. Quindi, se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così sarete avvisati per ogni mio nuovo video che caricherò. Se vi va, lasciate anche un mi piace per supportare il canale e farmi vedere che vi piace i contenuti che porto. E niente, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per il supporto che mi date ogni giorno. Io vi saluto. Un ringraziamento anche va alla regia Katia, che senza di lei io non saprei come cazzo fare. Boh. Cioè, lei mi aiuta sempre. Grazie mille e alla prossima, ragazzi.